Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme in questo nuovo video di Devil May Cry HD Edition. Dopo mesi che iniziamo i primi episodi, finalmente posso continuarlo. E ora che incomincio a continuare un po' di serie che ho lasciato a metà sul canale, questa è una di quelle. E quindi andiamo a continuare, non mi ricordo assolutamente niente ragazzi, abbiate pazienza, piano piano. Però mi ricordo che ero a livello 6. Vabbè, vediamo, massimo rigioco. Ah sì, missione 6, ok. Inizia la missione, va bene. Allora, faccio un attimo la prova dei pulsanti, arrivo subito. Allora, con RB e X spari, con RB e A rotolo, credo. Sì. Questo faccio la mossa, l'altro faccio il codo, dovrebbe essere a posto. Ah, sparo anche con... Ah, per sparare, ok. Bisogna che un po' di cose me le ricordi. Questo è l'attacco pesante e questo è l'attacco... C'era un modo per fare un attacco particolare, però non se lo ricordo più sinceramente quale fosse quello che caricava. Vediamo se c'ho, se ho il core dei pulsanti. Impostazioni predefinite, impostazioni di controllo. Vediamo un po'. Spada, esaminazione. Spara, esaminazione. Ah, esamina o azione. Fa tutte quante. Allora, spara. Barra esamina, X e B. Ok. Spada, Y. A, azione, mira con RB. Menu opzioni, mostra mappa, volontà del demone. Ok, muovi giocatore. Muovi cursore. Seleziona alabastra filter. Ok. Quindi così mi fa... adesso non mi fa fare il cazzo. Vabbè, andiamo avanti, vediamo un po' che succede. Ok, andiamo, speriamo di riuscire a farlo bene. Dunque, qui ci sono delle porte, vediamo un po'. Ok, vediamo un po' chi c'è, chi non c'è. C'è qualcosa lì, vedo? Sì, sì. Naturalmente il gioco con la telecamera non mi aiuta. Vediamo un po' se riesco in qualche modo. Ok, chiave rugginosa. Bene, devo trovare soltanto la porta. Salve. Molto bene. Cercherò di farmare un pochettino perché non ho mai farmato. Infatti non ho abilità da prendere. Bisogna che le prenda un pochino. Ok, allora vediamo un po'. Riesco. Queste potrei farle anche così, visto che comunque sono tutti insettivori. Eccoli qua. Perfetto. Bene. Benissimo. Ok. Top. Perché queste sono abbastanza deboli per fare con la spada, non ha senso. Vabbè, questo è un pochino più forte. Vediamo un po'. Dove va? La telecamera purtroppo non mi aiuta. Ragazzo. Ah, era morto, ok. Allora, ce n'è un altro lì, a sto punto facciamo così e facciamo così, perfettico, ok. Mi hai aperto una porta, non sapevo neanche fosse chiusa. Ok, andiamo pure lì e vediamo un po' che succede. Prendiamo, la telecamera non mi aiuta come al solito. Ok, 1100, posso già prendere un'abilità, c'è qualche altra porta? Esploriamo bene ragazzi perché non ci voglio ritornare qui, no, non c'è niente. Ok, bene, andiamo pure. Vediamo un po', tac. E salve! Salve anche a te e anche a te. Aspetta. Sì, ma fammi fare qualcosa, grazie, molto gentilo. Ok, adesso riprendo l'energia, meno male. Questa. Chi c'è qua? Dice che c'è qualcuno. Oh, porca miseria, mi sono preso un colpo assurdo. Ok. Oh, beh. Cioè, non che mi interessi l'energia. Oh, porca. Mi sono preso un colpo atomico. Che cosa sarà mai questo? Non mi dice niente. Ah, è un distributore di sfera. Oddio, per carità, eh. Oh, bene, mi servivano. Quindi una specie di posto nascosto. Va bene. C'è nascosto, fatica da vedere, però oh, ecco come si fa, adesso ho capito. Ok. Questo pronuncia il lock. Ok. Te la sei presa tutta. Sì. Allora, vediamo se c'è... No, non c'era niente. La porta l'ho fatta. Perché sento... No, non mira niente, quindi possiamo andare. Va bene, andiamo pure. Adesso ci rifarò la mano, Piano piano. Vedete che ce la faccio la mano, Ok. Oh, la chiave rugginosa. E quindi se io dovessi tornare indietro, c'erano delle altre porte, devo guardarle. Non vorrei che avessi lasciato indietro qualcosa. In effetti sto andando molto avanti. Sto andando molto avanti. Allora io adesso faccio un taglio, vado indietro a vedere le altre porte e ci vediamo qua. Se c'è qualcosa vi faccio vedere la clip. A dopo.
E difatti ho trovato un frammento blu tornando indietro. Adesso vi faccio vedere dove sono. Sono esattamente qua. Ho suonato qua, mi ha dato il frammento blu. Perfetto, infatti ho detto bisogna esplorare in questo gioco. Se no è un casino. Vediamo un po' qua. Oh santa pazienza, qui sono proprio tornato indietro indietro. Ok, faccio giusto perché ho bisogno di un po' di farmare un attimo. Ok, faccio con questo perché per me è più pratico. Non sto, vedete, a sbattermi più di tanto, visto che da vicino questo è devastante. Perfetto, ho preso un po' di sfere, posso andare tranquillamente qua. Non ho tralasciato niente, almeno credo. Ecco qua. Sì, questi pasti, spazi angusti. Pasti, ma che cazzo dico? Questi spazi angusti conviene usare questa di soluzione, diciamo. Vediamo un po'. Finché c'è la musichetta, qualcuno c'è anche se non lo vedo. Purtroppo la telecamera non è che mi aiuti proprio in modo molto particolare. Infatti, vedete, c'era qualcuno. Ok, qui siamo andati, là siamo andati, che c'era quella cosa segreta. Ok, vai, oh, benissimo. Devo farmarne un po', adesso non è che devo stare mezz'ora, però un po' le voglio prendere, così ci prendiamo un po' di abilità e siamo a posto. Bene, bene, dai. Ok, andiamo pure dove stavamo andando inizialmente. L'esplorazione bisogna farla in questo gioco, perché ci sono probabilmente alcune cose le ho anche perse, che non le ho più trovate. Sfere blu effettivamente. Qui cosa c'è? Madonna, la telecamera, fai qualcosa telecamera. Ecco, vedete che c'era qualcosa, perfetto. Ok, sì, qui c'è un po' di roba nascosta, cioè nascosta non è che sia proprio nascosta, però non è facile da individuare. Ok, andiamo avanti. Certo che se la telecamera fosse, ecco, sempre così, io sarei a posto. Salve, lei vuole? Dacci un taglio. Subito gli do il permesso di farlo. Oh, porca miserica, mi hai fatto prendere un colpo. Allora, fammi prendere il giro. Il giro. Ok, 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 non vedo un cazzo. Voilà che... ah, ho capito adesso. Sono bloccato, perché te sei un fetentone maledetto. Ok. No. Ok. Allora, devo riprenderci la mano, ragazzi, abbiate pazienza. Purtroppo non avevo capito che era così il che. Allora, ritorno qua e ci vediamo fra poco. Ok, ragazzi, ho usato la chiave. Adesso speriamo bene di riuscire a farlo bene. Purtroppo devo prenderci la mano, ma se non ci giochi è fatica. Ok. Andiamo qua, come al solito, a prendere quello che ci era prima. Niente di che, un po' di energia, un po' di... Ecco qua, perfetto. Adesso sono pronto per affrontare, sono in full vita. Dovrei farcela, spero, perché insomma non è facile. Naturalmente la telecamera, se fosse, non fosse di spalle, sarebbe meglio. Questa è una gabbia in pratica. Allora, devo capire come farlo. Ok, allora, allora vediamo dove sei, perché non ti vedo. Porca miseria, la telecamera è veramente una merda. Allora, ok, ok, vai, devo farlo da vicino questo. Accidenti a te. Ok, vai. No, 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 no. Porca la miserica. Troppo non c'è il lock, è una cosa che mi scoccia un casino. Ok. Ok, dai, 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 dai. Ok, vai. Dove sei? Che non ti vedo. Dove sei? Porcaccia la miserix. Allora, ok, ti ho preso in piena faccia, cavoli. No. Dai, no, non ci credo. Ok, ci risiamo. Speriamo di rifarcela, perché qui non ce la faccio più. Magari se non spingo. Allora, devo capire come cacchio farlo, perché lo prendo per prenderlo, ma porca miserica se è difficile.
Non ce la faccio, ragazzi. Io non so, vedete come fare una cosa che dovrebbe essere facilissima, ma non riesco proprio a farla. Ci sto provando in tutti i modi, però porca miserica. Ok, dovrei riuscire a farcela, pure non dovrebbe essere tanto difficile. No, non ce la faccio, ragazzi. Bisogna farlo off camera con calma e ci vediamo per il batto, se no sto qui 3 ore. Allora, ho farmato un pochettino, andando avanti indietro un pochettino per riuscire a prendere qualche potenziamento, se no non ce la faccio. Ho provato tante volte, lo so che sono una sega, però purtroppo non riesco. Allora provo a prendere questo, che dovrebbe essere il potenziamento della prima che abbiamo preso, che è questa qua. Vediamo un po' come va. Va molto più lontano in effetti. Allora vediamo un po'. Sì, non so se mi serve effettivamente, perché lo spazio è strettissimo. Non so che altro prendere, se no dovrei fermare un altro po' per... Allora, ho provato a fare diverse prove, poi ricaricare, per vedere quale effettivamente potesse essere il potenziamento di queste, che può servirmi. L'unica cosa che non ho provato è l'intoccabile, che mi dà uno scudo, ma non so per quanti secondi dovrei provare. Ho provato a prendere sfere blu, ma ogni volta, e queste qua, ogni volta che le prendo aumentano di prezzo. Anche le gialle ti fa solo riprovare, non ti fa continuare. E quindi questi da 300 passa a 5, mi sembra, poi 9, quindi non è sufficiente. Cioè dovrei prendere molti di più per riuscire a prendere un pochino più di vita, cioè, quindi non so quanto possa effettivamente ci possa effettivamente guadagnare. Questo qui più di questo non me lo dà. Questo qui cosa fa? Lancia la spada come un boomerang. Sì, potrebbe anche interessarmi. 1.500 però devi fare tanto. Eseguo un doppio salto in aria. Questo doppio salto, questo non è male. Mi servirà per altre cose questo. Attacco aereo, questo ce l'ho già, che l'ho preso prima, ma l'ho provato, ma non mi piace. Ho provato anche questo, non lo so, l'unica mi sa che potrebbe essere questo. Date ritorno, lanciare la spada. Però non so effettivamente il danno che posso fare, mi sa più per quel mob là, non so proprio cosa inventarmi. Adesso ci riproverò, ci vediamo fra poco. Ragazzi, ce l'ho fatta, non ci credo, mamma mia, è stata veramente dura, fuori di... l'unica è stata fare spesso così la schivata quando lui andava via, poi sparavo e gli facevo l'attacco in salto, però... Ci ho provato veramente tantissime volte, vi faccio vedere quante volte ho salvato, che veramente tante. Sono, dove cavolo sono arrivato? Sono arrivato a 16 salvataggi, non so se avete capito. I salvataggi funzionano così, in pratica lui salva il progresso che abbiamo fatto tra le gemme, cioè le sfere che abbiamo preso, quelle rosse, quelle blu e quelle gialle. Il resto, la posizione ci fa ricominciare ogni volta a inizio dungeon o inizio, insomma, prima che prendessi la chiave in questo caso. E quindi ho fatto un po' di volte avanti e indietro, ho farmato, così che sono riuscito. Però cavolo, è stato veramente impegnativo. Luce guida, una chiave che splende e assorbe lentamente i poteri di chi la possiede. Mamma mia, scusate se l'ho fatto off camera, ma proprio non ci sono riuscito a fare in camera. Era più la volta che morivo che altro. 28 minuti, pazienza. Sfere 7.34, perché le abbiamo usate prima, e va bene, nessun bonus, niente. Questo qui è, non capisco se sia B o D, sembra che abbia la pancia, quindi sembra più una B, però vabbè, non importa. Quello che è, tanto possiamo formare senza problemi, salva, l'ennesimo salvataggio, e arriviamo a 16 o 17, va bene, non importa. Posto. E niente, proseguiamo. Per me è durato più di un'ora il gioco, ma per voi solo un quarto d'ora, quindi andiamo avanti alla prossima missione, poi ci vediamo, ci salutiamo più avanti. Allora, missione 7, la chiave della passione. Torna alla stanza da letto prima che la luce guida assorba tutta la tua vitalità. La stanza da letto era quella sulle scale dove c'era il boss del cavaliere? Se non posso andare avanti, presumo sia così. Allora, vediamo un po'. Di qua non c'è niente, di qua non c'è niente. Di qua c'ero andato, però non so se me l'ha salvato effettivamente adesso. No, non me l'aveva salvato. Madonna, quanta... perché quella vita, nonostante mi dia la vita, mi dà anche sfere normali di insomma, 4,95 se non per intenderci. Ok, andiamo avanti, proviamo e speriamo bene. E la telecamera, come al solito, va come gli pare.
Scusate, ok, ecco qua. Oddio, ma ancora te. Ma non ti è bastato l'altra volta? Ok, adesso devo ricordarmi come funziona. Ecco, vabbè, l'importante è che sia così. Oh, stavolta c'era l'energia, quindi è andata molto meglio. Va bene, dai, andiamo avanti e vediamo un po' che succede. Ok. Se la telecamera si girasse, perché vederlo così non è proprio piacevole. Non so chi ho davanti. Vediamo se qui mi ha... Ho questo davanti. Scusate, ma sono un po' provato, perché è un'ora che gioco e ho concluso poco e niente. Ok. Qualcosa si è sbloccata alla porta di prima. Praticamente devo proprio tornare indietro. Va bene, ho capito. Non c'è problema. Vediamo se qui c'è qualcosa. Vedete che vado dove gli pare, perché cambia telecamera. Lui continua a prendere il pulsante che avevo premuto prima. Cioè, se andavo su, lui continua ad andare su, però in realtà sta andando giù. Insomma, è un po' difficile spiegarlo. Allora, in questo caso qui. Vediamo un po'. Missione segreta? Ah, non sapevo ci fosse una missione segreta. Occhio del male. Fai in modo che i Cyclops si eliminino a Vicenza. E come faccio a farli eliminare a Vicenza? Oh, cazzo! Oh, cazzo, adesso? Sarebbe bello sapere come. Purtroppo non me l'hai spiegato e la cosa non è che possa... no, io se non lo so, mi piacerebbe tanto farlo, ma non ne ho idea di come si possa fare, di come farli eliminare Vicenza. Dovrei farlo più volte per riuscire un po' a capire, ma purtroppo non ne ho assolutamente idea. Oh là là. Ok, Dul, Dul cosa vorrebbe dire? Dul vuol dire significa che sono morto. Forse ho capito, perché loro saltano. Se si saltano in groppa l'uno con l'altro, si ammazzano. Dovrei fare una provola, effettivamente. Vediamo un po'. Sì, da qui, grazie. Devo fare una prova perché voglio capire questa cosa. Cosa intenda lui per farsi che si ammazzino a Vicenza. Sicuramente è qualcosa legato all'attacco che hanno, che probabilmente fa sì che si facciano male. Ok, ci riprovo velocemente, poi amen. O lo faccio camera oppure non lo so. Sono tornato indietro, vero? Sono tornato indietro. Ste telecamere di merda le odio, perché non si capisce un cazzo. Guardate, allora devo andare in fondo, poi giro a destra, elimino quelli là, provo a rifare il... Ecco. Vediamo se ce la faccio senza far figure di merda. Ecco, ce l'ho fatta. Ok. E ok, ce l'ho fatta. Non mi ha toccato. Adesso ci deve essere qualcosa. C'erano... certo che con una telecamera così si fa fatica proprio a giocare, eh. C'è niente da fare. Ok, io li uccido così perché lo spazio è quello che è. Ok, perfetto. La porta si è aperta. Andiamo a vedere, ma non lo so. Ci provo velocemente, poi vediamo. Qui non c'è niente, vero? No, non c'è niente. Allora, calma, ok. Che se continuo a premere nella direzione che sto andando, lui prende il comando lì e va dall'altra parte della telecamera. Si è girato lì, ma in conseguenza... Le conseguenze della direzione che gira dalla telecamera. È un sistema veramente brutto, però... Purtroppo è così. Allora, vediamo come poter fare in modo che loro si picchino a Vicenza. No, così non è, sicuramente non è così. Ok, qualcosa. Qualcosa. Non ho ben chiara la cosa. Lo spazio ce l'ho. Il problema è la telecamera, come vedete, non si capisce un cazzo. Cosa capisco così? Non capisco niente. Oh, vedete, si sono colpiti in effetti. Ecco qua, ok. No, non ce la faccio, ragazzi. Lo dico subito perché le telecamere sono delle merda. Io non voglio stare a ammazzarmi per colpa di un gioco fatto veramente male. Però, vabbè. Andiamo avanti. Ok, carichiamo e siamo a posto. Continua e andiamo a vedere cosa ci aspetta con questo livello. Perché sennò è un casino. Taglio e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, entriamo nella porta. E vediamo un po' come fare. Sto continuando a perdere vita, non so perché.
cioè forse, forse è perché devo darmi una mossa e si vede che purtroppo che bello. Ok, fortuna questi qua mi danno vita. Ok, bene, dovrebbero essere morti tutti, vediamo se c'è qualcosa da prendere. Vabbè, sì, qualcosa c'è. Ok, andiamo su. Andiamo alla stanza da letto. Come ho detto, la stanza da letto è di qua. Scusate, ma mi sbaglio sempre. Mi perdo ovunque. Ok, e qua dobbiamo fare così. Saliamo. Prima che l'energia mi si finisca totalmente. E vediamo un po'. E dopo ci salutiamo. Dai, che siamo a 20 minuti. Io sono qui da un'ora e mezza. Per cercare di fare quel cavolo di boss. Ok. Oddio, dicevo che non ce l'avevo fatta. Se non vado erro, la camera da letto è qua. Vai. Perfetto, la camera da letto è questa. E qui c'è il punto che vi dicevo dello coso del. Allora, ho 650. Un cristallo che potete dire. L'unica era. Non lo sapete che non lo so. L'unica è aspettare di riuscire a fare questi. Vabbè, dai, diciamo che ci possiamo fermare qua. Salvo anche, così sono a posto. E cercherò di rilassarmi un attimo. Questo gioco mi ha messo un nervoso esagerato. E poi nel prossimo episodio cerchiamo di fare, presumo, il boss a sto punto. Salviamo 18esimo. Bene, ragazzi, io per adesso vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere un po' la vostra. E per adesso vi do saluto e ciao ciao!